Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo di cartolarizzazione dei crediti. In che cosa consiste? La cartolarizzazione dei crediti, molto praticata nel sistema bancario, consiste nella vendita in blocco di crediti ad una società che, per pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli. Quindi, con il ricavato della vendita dei titoli, viene corrisposto alla banca cedente il relativo corrispettivo. Si chiama appunto cartolarizzazione perché i crediti vengono trasformati in carta. Quali sono i soggetti interessati? I soggetti coinvolti nel processo di cartolarizzazione sono il creditore originario, cioè nel nostro caso la banca cedente, il cessionario, che è la società che acquista i crediti, il sottoscrittore dei titoli emessi dalla società cessionaria. Inoltre, il cessionario può dare mandato ad un terzo per le attività di riscossione dei crediti e di recupero giudiziale e stragiudiziale, oltre che per la verifica della corretta esecuzione dell'operazione. La società acquirente è detta anche veicolo, in quanto appunto trasferisce e trasforma suo tramite i crediti in titoli. Qual è il quadro normativo entro il quale si collocano le cartolarizzazioni? Sono ad oggi intervenuti diversi provvedimenti normativi, oltre a circolari della Banca d'Italia, che hanno disciplinato la materia partendo dal testo unico bancario, cioè il decreto legislativo numero 385 del 1993, e, nello specifico, la legge numero 130 del 1999, che contiene appunto le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Anche in campo comunitario ci sono stati interventi legislativi tramite emanazione di specifici regolamenti. Stiamo parlando di cessioni di credito, istituto già disciplinato dal Codice Civile. Che differenze ci sono? La cartolarizzazione è una cessione del credito prevista nel Codice Civile, ma ha finalità finanziarie ben determinate, come già detto prima. Inoltre, la cartolarizzazione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e tale adempimento costituisce il mezzo per rendere efficace e opponibile la cessione verso i debitori ceduti. Può dirci perché le banche ricorrono alla cartolarizzazione dei crediti? Le banche, attraverso la cartolarizzazione dei crediti, realizzano una maggiore liquidità in tempi brevi rispetto ad esempio alle lunghe attese delle procedure legali di recupero ed inoltre trasferiscono il rischio relativo al pagamento del debito agli investitori dei titoli. Quali sono i crediti ceduti dalle banche? Sulla spinta degli organi di vigilanza e di controllo, sulla necessità di, passatemi il termine, fare pulizia sui bilanci, vengono ceduti maggiormente i crediti non performanti, cioè quelli che comunemente vengono chiamati gli NPL. Le sofferenze, ma anche gli incagli, vengono sempre più interessati a tali operazioni.